Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo e questa volta in volo tra l'acqua e il cielo per presentarvi un curioso uccello che colpisce per il suo aspetto singolare e anche simbolico. Il pellicano, con un becco che è tutto un programma, saprà interessarci e divertirci, soprattutto imparando a riconoscerlo dai suoi simili, altrettanto abili e bizzarri pescatori. Una famiglia di tutto rispetto, usata come effigie in molte circostanze, su bandiere ed emblemi religiosi. Sigla. Il pellicano è un uccello che dà il nome all'ordine dei pelecaniformi, famiglia dei pelecanidi. Non è un gruppo qualunque, considerato fin dall'antichità, si può considerare un'eccezione. Non è stato oggetto di troppi pesanti persecuzioni, ma è visto come simbolo di pietà, amore per il prossimo e carità. In ogni caso subisce il degrado, come lo subiamo noi che lo abbiamo provocato. In Grecia era già chiamato come adesso, pelekan, pellicano. Il termine derivava da una radice greca ancora più antica, pelekis, scure, per la forma del suo becco. Rispettato come nessun altro, certamente non per motivi scientifici, ha dato forma a un'incredibile leggenda. La mamma pelicano riesce ad accumulare e conservare molti pesci nella sua speciale sacca. Nel chinare la testa per schiacciarli e darne pasto ai piccoli, il becco si piega e sembra che si trafigga il petto. Il sangue dei pesci appare come suo. Per molto tempo si è creduto che in mancanza di cibo la madre mettesse in atto un sacrificio e offrisse pezzi di se stessa ai figli. Uno dei primi simboli del cristianesimo prendeva spunto da un pellicano che si trafigge il petto. Anche la bandiera della Louisiana contiene quell'immagine. La specie è popolare ovunque, offrendo la medesima apparenza, un'unica idea, dal momento che comprende pellicani molto simili tra loro. In realtà, nel mondo le specie sono 8. Per quanto riguarda l'Italia, ma in modo occasionale, se ne conoscono 2 specie, il pellicano bianco e il pellicano riccio. In maggioranza, infatti, sono uccelli migratori, che si spostano tra i continenti per cercare stagioni e luoghi migliori. Per questo sono presenti quasi ovunque, dall'Europa all'Africa, all'Asia, fino all'India e in America del Nord e del Sud, in Australia e Nuova Zelanda. Normalmente un pellicano deve mangiare in media 1,5 kg di pesce al giorno, catturandolo col suo becco fatto a sacco. Si tratta perciò di creature con habitat esclusivamente acquatici. I laghi e le distese d'acqua sono ambiti perfetti di specie che si riproducono in abbondanza. I mari chiusi sono altrettanto ricchi di pesce d'altro tipo. Gli acquitrini, con acque basse, producono anche una miriade di altri cibi, compresi anfibi e insetti di superficie. Lo stesso gli estuari paludosi, fitti di vegetazione, adatti allo sviluppo di un'infinita quantità di creature. E più vicini a noi, ampi laghetti di certi parchi sono veri vivai di moltissimo cibo. Un certo tipo di pellicano ama le acque salmastre, dove si è abituato a crostacei, oltre che a pesci. Un altro è conosciuto come abitatore delle rapide di un fiume. E se ci sono pellicani in zone di aree industriali abbandonate, è per quelle costruzioni dove rifugiarsi e creare il nido. Per quanto riguarda le specie marine, come altri uccelli, i pellicani sono in grado di ingoiare acqua salata e convertirla in acqua da bere. Tra i più grandi volatili del mondo, oltre quanto normalmente si immagini, possono raggiungere la grandezza di 2 metri e il peso di 12 kg. Nonostante ciò, corrono grandi distanze, sono ottimi volatori, possiedono, di fianco alle ali, diversi rigonfiamenti pieni d'aria, che alleggeriscono il peso. Li ricordiamo per la loro sacca posta sotto il becco. È fatta di cartilagine elastica e si apre per mezzo dei muscoli della lingua. È ampia come un vero retino. La battuta di pesca avviene con una decina di compagni disposti in cerchio, che battendo il becco e le ali, producendo bolle, spostano le prede dove il fondale è più basso. A mano, immergendo la testa, i pellicani aprono il becco così che si riempia d'acqua e di pesci. Schiacciandosi, questo geniale attrezzo farà uscire il liquido e resteranno alcuni chili di cibo. Con un metodo così efficace possono ottenere in breve quanto gli serve per vivere e permettersi del tempo da dedicare alla cura delle piume e ai viaggi. I loro cibi acquatici sono diversi, principalmente il pesce. Il persico, ad esempio, è considerato specie pregiata anche dai nostri cuochi. La triglia tropicale, diffusa soprattutto in Australia, a noi interessa come esemplare d'acquario.
L'anguilla non manca da nessuna parte e le energie di cui lei stessa ha bisogno sono un ricco nutrimento. Quando c'è poco da mangiare, anche i gamberi fanno parte della dieta e le specie sono innumerevoli, di mare e d'acqua dolce. Poi ci sono i vermi, tantissimi e diversi, come il cerastio e le ernice. Sulla superficie degli stagni ci sono i coleotteri rotanti, anche specie abbastanza grandi e numerose. Mentre in acqua dolce vivono testuggini acquatiche. In mare si trovano le tartarughe marine, centinaia di piccoli, nell'epoca della schiusa. A proposito di uova, quando il pellicano ne trova alcune incustodite, di qualunque specie, si ha fame e non fa che mangiarsele. Non ci stupisce che nei vari continenti ci siano diversi predatori. Il pellicano, a parte i suoi piccoli, non si distrae molto facilmente. Sul mare, l'aquila pescatrice, detta anche falco pescatore, arriva senza preavviso sugli stormi. Il coccodrillo, simile a un tronco galleggiante, quasi invisibile, tende agguati dall'acqua. Lo sciacallo, con i suoi simili, si raggruppa e caccia sulle rive. Molte volte lo fa anche il leone, vicino alle pozze dove le prede si rassettano le penne. Le due specie che frequentano in modo saltuario la nostra penisola sono tra le più grandi, con ali robuste, con l'abitudine di compiere migrazioni più o meno distanti. In inverno, verso l'Africa subsahariana e a nord nell'India, oppure nell'Europa dell'Est e in Asia. Ci sono colonie sul delta del Danubio, nel Mar Caspio e nel Mar Nero, sebbene alcuni gruppi africani non si spostino mai. La specie più considerata misura 1,90 m, arriva a pesare più di 15 kg. Le sue ali aperte, di 3,60 m, sono superate da pochissimi uccelli. È il pellicano bianco maggiore, considerata specie europea. Preferisce le paludi e i laghi non troppo profondi, che sono aree a protezione speciale. La specie è diversa dalle altre, col viso senza piume e la fronte poco piumata. Il maschio ha il collo ricurvo e nella femmina il becco è più corto e più diritto. Il colore delle penne è in apparenza bianco, a volte con riflessi rosacei, con le primarie, cioè le ali laterali, decisamente nere. Le zampe sono arancione o rosate. Il sacco del becco è di un bel giallo carico, come molte specie, la punta del becco presenta una piccola punta ricurva. Gli occhi sono neri, circondati di rosa o di giallo chiaro. I giovani sono grigiastri, screziati di marroncino sulle ali. Il pellicano riccio è la specie più grande tra questo genere di uccelli, un po' più del pellicano bianco, da cui si differenzia dalle penne sulla nuca, arruffate come riccioli. Si trova in Europa, in India, fino alla Cina, dove era già presente. Emigra su distanze brevi con eleganti stormi. La posizione del collo assume la piega S, come negli aironi. Nel periodo degli accoppiamenti la mascella diventa rossastra. Il nido è approssimativo, fatto sulle rive dense di canneti con rami e varia vegetazione. È il maschio a cercare il materiale, la femmina lo ammucchia e depone al centro di solito due uova. La cova dura un mese e i due genitori si alternano, anche nutrendo i piccoli. Essi sono più scuri che quelli della specie precedente. Per una settimana ricevono il rigurgito, poi mangiano dal sacco dei genitori, che pescano con due o tre loro simili, o anche in solitario, lanciando il pesce, anche di mezzo chilo, per aria e prendendolo al volo nel sacco. Ci vorranno fino a 12 settimane perché i piccoli possono arrivare a nutrirsi da soli. Si sono visti ammassi numerosi di questi uccelli, fino a 200 coppie, in vicinanza di pellicani bianchi, con cui convivono senza conflitti. Il pellicano grigio africano dell'Africa subsahariana e dell'Arabia è tra i più piccoli, con 1,37 m di lunghezza e 5,5 kg di peso. Il colore è grigio biancastro, come indica il suo nome. Sul lato opposto le penne tendono invece al rosa e si possono vedere quando apre le ali. Nel periodo degli accoppiamenti i maschi sviluppano lunghe piume sul capo. La parte superiore del becco è di colore giallo, mentre la sacca da pesca è grigia. I pulcini per nutrirsi prendono dal suo interno, dove i genitori rigurgitano del pesce predigerito. Il pellicano bruno, con dei colori decisamente diversi, si può considerare il più piccolo. Misura 1,35 m, 5 kg di peso. Le guance e la fronte sono bianche o gialline. Il becco può essere marrone, grigio e bianco. E la nuca, la parte posteriore del collo neri. La gola e il petto bianchi, oppure i colori sono al contrario, il bianco al posto del nero e viceversa. Il resto del corpo sempre scuro, ma ricoperto da piume rade e grigio marroncine. Si trova negli Stati Uniti e il Sud America. Nidifica anche nelle Galapagos. È molto dinamico.
pesca tuffandosi da 15 metri di altezza e usa una tecnica tutta sua. Alla fine, come un siluro, si compatta, le ali ben attaccate al corpo, e piomba nei banchi di pesce a gran velocità, tramortendone diversi. Poi li cattura col suo sacco. Nell'imparare una pratica così ardita, molti piccoli si fanno male e alcuni muoiono. Il pellicano bianco americano dell'America settentrionale e centrale misura 1,70 m e arriva a pesare 10 kg, per la maggior parte del piumaggio bianco con le ali remiganti nere, nascoste quando non vola. Il becco è piatto, di una certa lunghezza. Quando si accoppia, questo si colora di un arancione appariscente, così gli occhi, la pelle intorno e anche i piedi. Nella parte superiore del becco si forma anche un'escrescenza piatta. È stato visto frequentare coraggiosamente le rapide di un fiume del nord-ovest. All'arrivo dell'inverno emigra al sud fino ad arrivare a Panama. Esiste un pellicano con un territorio più limitato nella parte occidentale del Sud America. Il pellicano del Perù vive infatti dal Cile al Perù. Il becco presenta una caratteristica striscia bianca che lo attraversa. Il resto è giallo-arancione. La fronte è scura. Anche la gola e il corpo sono scuri. È ricoperto da piume bianche o grigio chiaro, disposte come frange sottili. Vi sarete accorti che somiglia molto al pellicano bruno. Si considerava infatti una sua sottospecie, ma questa è più pesante, confrontati attentamente hanno tinte diverse. Il pellicano grigio indiano dell'Asia meridionale sta sulle coste e predilige laghi che non siano profondi. Sua particolarità è che fa nido sugli alberi, che costruisce affastellando rami e scarti di vegetazione. Depone fino a 4 uova, può trovarsi in colonie vicine ad abitazioni umane. Raggiunge 1,5 m di lunghezza e pesa 6 kg. È il becco giallo rosaceo, con qualche macchia, il corpo con penne grigio chiaro e grigio scuro, oppure anche marrone, disposte alternativamente e arricciate sul collo. Il pellicano australiano abita in vaste distese d'acqua dell'Australia, come indica il nome, e in molte zone dell'Oceania. Può adattarsi a vivere tra i ruderi di industrie abbandonate o più vicino a noi, sempre che ci siano acqua e pesci da catturare. Fa 2 o 3 uova, con aspetto poco pulito, forse per una forma di mimetismo. È bianco, con le ali nere all'attaccatura, l'occhio ha un anello giallo intorno. Il becco grande, quasi sproporzionato, tende al colore rosa. Cari amici, grazie di voler capire anche specie apparentemente banali, nell'idea comune che siano conosciute. Tutto andrebbe rivisitato con più attenzione. Iscrivetevi se volete approfondire la natura. Abbonatevi per decidere le puntate con noi. Cliccate sulla campanella e riceverete notifica ogni settimana. Alla prossima. Ciao!